Yepes guarda in mezzo lo spagnolo, prova adesso a crossare in una zona in cui non c'è nessuno. Gabriele applaude, quindi sa che è un ragazzo molto giovane, quindi ci sta, possa fare questi errori, però in questo momento della partita sono difficili da accettare perché la partita sta andando tanto al termine, quindi potresti non avere più occasioni. Camprone invita Cragno a far ripartire rapidamente l'azione mentre chiama palla João Pedro e contemporaneamente predica calma verso i suoi compagni. Anticipato da Lico Iannis, la palla quasi arriva per Pereiro, Dragusin lo anticipa, ma ancora João Pedro a tenerla per il Cagliari e a tenerla il più lontano possibile dalla propria metà campo. Doppio passo di João Pedro, gioca con il cronometro, soprattutto gioca con Marin che prende la mira, va a cercare. Va bene Marin. Allora Audero con fretta per far risalire la squadra, decide di giocare a corto con Chavoy, 4 di recupero sono finiti ma si dovrebbe giocare per un altro minuto a partire da ora circa. Ah, pure un altro minuto. Yepes, si passa da Berezinski, pallone non semplice da controllare, la mette giù il polacco. Berezinski va a cercare Torsby, ormai a farla punta in più, esce però Cragno a prendere il pallone. Bravo Cragno, perché in questi casi, in questi momenti, secondo me un portiere dovrebbe fare sempre così durante la partita, ma ancor di più quando sei sotto pressione, manca pochissimo, squadre stanche, difesa stanca, dai una mano importantissima da dietro così, è uscito, ha chiamato la palla, grande sicurezza. Oh, finisce più. Colpo di testa di Dragusin, raccoglie Marin, ancora per João Pedro che ha due opzioni, attaccare la porta o difendere il pallone. Calcia João Pedro, ah, peccato. Pallone, poi Faragò, calcia lui, ancora una volta Audero. Faragò il secondo e se magna. In partita no, la Samba, perché fischia Camprone e la Caglia ritrova la seconda vittoria in campionato. La prima era con la Samba, la seconda ancora. Ma ha rubato l'anticipazione il telecronista. Seconda vittoria. Per carità, sono contentissimo del risultato, perché è una vittoria che fa morale, è una vittoria che serve, serve veramente tanto. Devo dire, è anche una vittoria un po' inaspettata. Io personalmente non me l'aspettavo, specialmente dopo il gol di Gabbiadini. Pensavo già che la partita fosse bella che indirizzata sui binari della sconfitta, e invece così non è. Arriva fortunatamente una vittoria che non credo smuova più di tanto la classifica, non credo, perché non mi ricordo quanti punti, chi stava sopra di noi, quanti punti ci aveva, però andiamo subito a controllare. Vediamo un po'. Classifica. Beh, la smuove un pochetto perché superiamo il Genoa. Il Genoa che, se non mi sbaglio, non giocherà. E per via di quel casino che sta succedendo con i casi Covid. Però è veramente una vittoria che non cambia granché, ci fa superare il Genoa, è vero, ma rimaniamo comunque a 3 punti dalla zona salva, dalla zona in cui il Cagliari sarebbe salvo, e c'è tanto più che altro ancora da dover dimostrare, perché a me il primo tempo non è piaciuto, il secondo tempo decisamente meglio, sono contento del gol di De Jola, aspramente criticato da me, ma è giusto che sia così, ma sono contentissimo che abbia fatto con lui, come sono altrettanto contento del modo in cui è esultato De Jola, che a me personalmente ha trasmesso veramente tanto, tanto. Mi ha dimostrato tanto il modo di esultare di De Jola, che non è una cosa così scontata. Incredibile il gol di Pavoletti, veramente incredibile. Non so, qualcuno ci ha messo una mano in capoccia per far stare il difensore della Sampdoria quel pelo de culo distante da Pavoletti che permettesse a lui di stare ancora in gioco, veramente fantastico. Una pecca, se posso dirlo, del secondo tempo è stato il fatto che il Cagliari
ha avuto svariate volte la possibilità di chiuderla la partita, ma non c'è stata quella chiusura effettiva. Due volte con Faragò, due volte con Joao. Abbiamo forse peccato un po' di timore in quei frangenti ed è una cosa che bisogna cambiare, assolutamente. E non bisogna pensare che con questa vittoria si è risolto tutto, perché è ancora tutto ben lontano dall'essere risolto. Questo è un piccolo mattoncino e bisogna mettercene altri importanti, pesanti. Adesso vedremo se la prossima partita col Bologna verrà giocata, perché a quanto pare il Bologna non può giocare, ha chiesto il rinvio, quindi staremo a vedere, però sono contento di quello che ho visto. Cioè, sono contento del risultato, sono contento del secondo tempo. È da tanto che non mi succedeva. Quindi godiamoci questo momento, godiamoci questo inizio del 2022. Speriamo che possa essere veramente un punto di svolta per la stagione del Cagliari. E per una volta siamo felici. Godiamoci veramente questo momento. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, fatemi sapere voi qua sotto cosa ne pensate. Detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video.